È di qualche giorno fa l'iniziativa promossa da alunni, docenti e genitori dell'Istituto Rita Atria di Via Valverde a Palermo. Una scommessa importante, quella dei piccoli studenti, restituire alla città un marciapiede adibito per un lungo periodo a discarica abusiva, trasformare un delizioso angolo del centro storico prospiciente il loro istituto scolastico e cancellare il ricordo della zozzura e della nauseabonda puzza emanata dai rifiuti accatastati su quel pezzo di marciapiede attraverso la forza dei colori e il profumo di piante fiorite. L'idea è bella, vincente, ma già stamani i piccoli hanno dovuto scontrarsi con una realtà a volte dura, a tratti solo superficiale. Ma non si sono persi di coraggio quando non hanno trovato uno dei vasi installati durante la manifestazione e hanno alzato la posta. Oggi invitano tutti i cittadini a portare piante colorate in quel nuovo angolo di Palermo che ha voglia di profumi. Io sono Vanessa. Io sono Karim. Noi siamo due bambini di questa scuola. La scuola Rita Atria di Palermo. Qualche giorno fa abbiamo avuto un'idea. Un'idea che ha a che fare con questo spazio. Con i bambini e con tutta la gente che passa di qua. Perché questo spazio qualche tempo fa era così. Quello di solito è l'ingresso, o meno l'uscita da dove escono i bambini. Guardate cosa c'è. E noi, in questo periodo di Pasqua, abbiamo deciso di renderlo così. Abbiamo scelto di portare cura in un posto dove la cura non c'era. Abbiamo scelto di coltivare bellezza. Per farlo ci siamo autofinanziati. I nostri genitori e i nostri insegnanti ci hanno messo i soldini. Però il giorno dopo che abbiamo messo le piante, qualcuno ha sottratto un vaso. Ora chi l'ha preso aveva bisogno di un po' di bellezza nella sua vita. Se è così, siamo un po' contenti. Ma proprio così. Perché in realtà il nostro messaggio è che queste piante sono di tutti. Non di uno. Noi crediamo nel bene comune. Se anche voi siete poco contenti di quello che è successo, fate una cosa. Portate altre piante qui. State certi che renderete più bella la nostra scuola. O la peggio, la casa di qualcuno che ha bisogno di bellezza. Però in questo caso saremo contenti così.